La famiglia non è scontro, conflitto, violenza. Non è luogo di contesa. Non sviluppa solitudini. La famiglia è dialogo, comunicazione, intimità, incontro di sguardi, di storie, di culture. Il Centro Risorse, con la rete dei servizi territoriali, promuove e sostiene la famiglia e favorisce il recupero delle relazioni familiari. Emilio Miccolis, ex direttore generale dell'Ateneo Salentino, è stato arrestato con l'accusa di tentata concussione. Le indagini della Procura di Lecce riguardanti un concorso poi annullato a causa di presunte irregolarità hanno preso il via tempo fa a seguito di un esposto da parte dei sindacalisti Manfredi De Pascalis e Tiziano Margiotta. E sono proprio le registrazioni telefoniche delle conversazioni intercorse tra i due sindacalisti ed Emilio Miccolis l'elemento probatorio principe che ha portato poi all'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari. Così come ha riferito il procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, il direttore generale utilizzava il metodo del bastone e della carota nei confronti di De Pascalis e Margiotta al fine di ottenere, mediante sollecitazioni e promesse di avanzamenti di carriera o passaggi di categoria, un comportamento meno invadente nelle attività svolte da Miccolis. Oggi Emilio Miccolis, che ricopriva a Brindisi lo stesso ruolo che ricopriva a Lecce e ai domiciliari, si dovrà attendere il prossimo interrogatorio per poter eventualmente conoscere altri risvolti della vicenda. L'ex dirigente, difeso dagli avvocati del Foro di Lecce, Viola Messa e Daniele Montinaro. Nella giornata di ieri le fiamme gialle della compagnia di Otranto, con l'ausilio dei colleghi del comando provinciale di Lecce e di numerosi altri reparti, su disposizione del procuratore aggiunto di Lecce Antonio De Donno, della direzione distrettuale antimafia di Lecce, hanno coordinato ed eseguito 65 perquisizioni in 13 province nel quadro di un'indagine nei confronti di un'associazione a delinquere che fabbricava noti prodotti per l'igiene della casa e della persona contraffatti. I dettagli dell'operazione, denominata bolle di sapone, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella quale il procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, ha specificato che sono stati individuati 40 soggetti in questo momento, tutti deferiti, e che le indagini sono ancora in corso. Una buona notizia, o meglio due, quelle che sono arrivate ieri dopo che sono giunte le pubblicazioni delle prime decisioni della Corte Tributaria Provinciale di Lecce sulla questione di rilevanza nazionale degli avvisi di accertamento catastali notificati a decine di migliaia di contribuenti leccesi dall'Agenzia del Territorio di Lecce in tema di riclassamento degli estimi catastali su input dell'amministrazione comunale del capoluogo salentino. Sono state pubblicate ieri infatti le prime 5 sentenze della quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che hanno annullato completamente altrettanti avvisi di accertamento cui avevano proposto ricorso alcuni contribuenti leccesi difesi dal noto tributarista avvocato Maurizio Villani. Lo rende noto Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello Sportello dei Diritti. Poco più di 24 ore Lecce si giocherà negli ultimi 90 minuti della stagione la promozione al torneo cadetto, sfuggita di mano nel corso del campionato. I giallorossi purtroppo arrivano a quest'ultimo appuntamento con gli uomini contati, viste le tantissime defezioni a causa di infortunio. Per l'ultimo atto quindi mister Elio Agustinetti ha gli uomini contati e di conseguenza le scelte saranno obbligate a partire dal modulo, che sarà un 4-3-3. Gli ultimi dubbi comunque verranno sciolti poco prima dell'inizio della gara, ma stando così le cose, il Lecce dovrebbe scendere in campo con Benassi tra i pali, difesa a 4 composta da D'Ambrosio, Ferrario, Esposito e Toni, linea mediana con Giacomazzi, De Rosa e Bogliasino, Falco, Foti e Chiricò a comporre il tridente d'attacco. Al via del mare fischierà Gersini di Genova a calcio d'inizio alle ore 17.